Apriamo il nostro spazio anteprime con la mostra Chagall, il colore dei sogni, appena inaugurata a Mestre alla Fondazione Musei Civici di Venezia. Pittore Chagall che ha sublimato nei suoi quadri il dono della fantasia e dell'immaginazione, riuscendo a fondere la sensibilità ebraica con uno sguardo aperto alle suggestioni del mondo, realizzando opere in cui riesce a rendere credibili omini che camminano sui tetti, villaggi in cui una testa animale è più grande della sagoma di un uomo, con una luna che potrebbe essere anche un sole a occupare il centro dello spazio. Le opere confluite per la mostra vengono da musei prestigiosi ad accompagnare il patrimonio locale della Ca' Pesaro veneziana. Dopo Kandinsky lo scorso anno qui a Mestre, quest'anno Chagall, Marc Chagall, l'anima che ci ha ricordato per tutto appunto il secolo XX l'importanza dei sogni, il colore dei sogni, l'importanza anche della nostra intimità, della religiosità, di tutto quello che noi non esprimiamo con la logica, la razionalità e quello che non serve che comprendiamo ma sentiamo. Marc Chagall qui al Centro Culturale Candiani è protagonista in 6 sezioni, il colore dei sogni ma anche il colore della religione, del nostro intimo. E assieme a Chagall anche maestri coevi che hanno dialogato col suo universo fantastico e uno spazio dedicato a visitatori non vedenti e non udenti con installazioni perfettamente fungibili. Attualmente in libreria con un suo romanzo saggio dedicato all'Eneide, Irene Vallejo, scrittrice e divulgatrice di spessore internazionale, ci racconta cosa sta lavorando. Un libro nuovo che è un po' un esperimento letterario perché contiene un saggio e un romanzo nella stessa struttura, un intreccio di entrambi. Il saggio sarà una riflessione sull'umanesimo nel mondo contemporaneo, anche perché io ammiro tantissimo Nuccio Ordine e la sua morte mi ha colpito moltissimo e ho deciso di continuare un po' la strada che lui ha aperto e continuare a riflettere sul posto dell'umanesimo, l'umanesimo classico, l'umanesimo cristiano nel mondo contemporaneo. Ma chi era Nuccio Ordine, così ricordato con trasporto dalla scrittrice spagnola? Semplicemente uno che all'estero era considerato tra i maggiori intellettuali italiani. Eclettico e profondo, l'autore cosentino, docente all'Università della Calabria, è stato capace di far innamorare dei contenuti e dei valori della grande letteratura, avvicinandolo al pubblico con competenza e capacità divulgativa senza pari. Per conoscerlo meglio, ecco due dei suoi testi fondamentali, L'utilità dell'inutile, un vero manifesto per rivendicare l'importanza della fantasia e dell'immaginazione come aiuto alla nostra vita, e Gli uomini non sono isole, dove la letteratura diventa anche strumento per la comprensione della comune umanità che ci unisce anche grazie a chi l'ha lasciato scritto per sempre.